Mi vergogno a dirlo, ma ho partecipato alle riunioni per ucciderlo perché amo Adilma Pereira e anche perché mi tiene soggiogato con i suoi riti di magia nera. Così ha dichiarato Massimo Ferretti, amante di Adilma Pereira Carneiro, la brasiliana arrestata per l'omicidio del compagno Fabio Ravasio. L'uomo, imprenditore e padre di due gemelli di 8 anni avuti con Adilma, è stato investito da un'auto pirata il 9 agosto scorso a Parabiago, Milano, mentre era in sella alla sua bicicletta. Secondo l'ipotesi della procura, quello che sembrava un tragico incidente sarebbe stato in realtà un omicidio pianificato e commissionato dalla donna per ottenere l'eredità. Le indagini hanno rivelato che Adilma Pereira, soprannominata la mantide di Parabiago, aveva assoldato una vera e propria squadra di complici per mettere a segno il suo piano diabolico. Tra questi c'era anche il suo amante Massimo Ferretti, barista di professione, arrestato insieme agli altri membri della banda. Ferretti ha ammesso il suo coinvolgimento e ha rivelato un dettaglio che rende ancora più inquietante la vicenda. La donna sarebbe coinvolta in pratiche di magia nera. Adilma sarebbe infatti parte della religione afro-brasiliana del Candomblé, che prevede sacrifici in onore delle divinità. Secondo Ferretti, Adilma era molto legata a un santone brasiliano, al quale avrebbe anche dato soldi e regali. I carabinieri, durante una perquisizione, hanno trovato nel congelatore della donna parti di animali, cuori e cervelli, presumibilmente utilizzati per i riti magici. Ferretti ha dichiarato: «Ero completamente infatuato di lei, facevo tutto ciò che voleva», e ha aggiunto: «Ho assistito personalmente ai riti di macumbe di Adilma. Prendeva pezzi di animali dal macellaio e compiva i riti». La dimensione della magia nera è solo uno degli aspetti oscuri che emergono riguardo a questa donna. Il giudice per le indagini preliminari, Anna Giorgetti, ha descritto Adilma come una persona dominata da una insaziabile cupidigia per il denaro. Ha scritto: «È una donna che mette il denaro al centro della sua esistenza, schiava della sua avarizia». Nonostante possedesse beni di lusso, tra cui una villa con piscina ottenuta grazie a un prestito di 500.000 euro dai genitori del compagno, un'altra villa a Mentone, una cascina a Parabiago e 2 auto di lusso, Adilma non era mai soddisfatta e desiderava sempre di più. Il giudice ha notato che Fabio Ravasio sembrava essere benestante, figlio unico di genitori abbienti, e con i suoi 2 gemelli si era garantita una solida linea di successione. Questo avrebbe alimentato l'idea di uccidere il compagno per poi subentrare nelle sue proprietà. Per mettere in atto il suo piano di omicidio, la mantide aveva bisogno di un gruppo di complici. Oltre all'amante, Adilma Pereira Carneiro aveva reclutato almeno altre 6 persone, tutte arrestate. Il marito Marcello Trifone, con il quale era sposata dal 2016 e dal quale non si era mai formalmente separata. L'amico Mirko Piazza, considerato il tuttofare dell'amante. Il figlio Igor Benedito, nato da una relazione precedente. Il genero Fabio Lavezzo, marito di un'altra figlia di Adilma. Il meccanico Fabio Oliva. E infine il marocchino Mohamed Daibi. Per assicurarsi la loro collaborazione, Adilma aveva promesso a ciascuno un alloggio nella cascina che avrebbe ereditato dal compagno. Il giorno successivo alla morte di Fabio Ravasio, Adilma Pereira Carneiro aveva dichiarato ai carabinieri che un misterioso pirata della strada era fuggito dopo l'incidente. In quella circostanza aveva descritto il suo rapporto con Fabio con parole romantiche. Fabio era una persona amorevole, attenta e sempre gentile. Mi ha sempre aiutato, è stato dolce e innamorato, inviandomi messaggi pieni di amore anche quando era al lavoro. Non ci ha mai fatto mancare nulla, né a me né ai nostri figli. Era una persona speciale, d'oro. Il 9 agosto avrebbe dovuto essere l'ultimo giorno di lavoro per Fabio prima delle ferie. Adilma si era recata sul posto di lavoro dell'uomo, un negozio di spedizioni, con la scusa di controllare che tutto fosse a posto prima della chiusura. In realtà, secondo le indagini, il suo vero obiettivo era assicurarsi che Fabio andasse al lavoro in bicicletta. Verificato questo dettaglio,
Il piano era pronto per essere eseguito. Le strade abitualmente percorse da Ravasio per tornare a casa erano state presidiate e monitorate da Fabio Lavezzo e Mirko Piazza, considerati i pali della banda. Massimo Ferretti aveva il compito di coordinare le operazioni. Adilma inizialmente aveva pensato di rubare un'auto per travolgere il compagno, ma poi aveva deciso di utilizzare la sua vecchia Opel Corsa, ferma da tempo e danneggiata. Per sistemare il veicolo si era affidata al meccanico Fabio Oliva, che aveva rimesso a nuovo la macchina. Mohamed Daibi aveva simulato un malore in strada per attirare l'attenzione dei passanti e bloccare il traffico sulla provinciale di Parabiago, facilitando così il passaggio dell'Opel Corsa. Secondo le ricostruzioni, Igor Benedito, al volante, e Marcello Trifone, al lato passeggero, erano i responsabili dell'investimento fatale di Ravasio. Le prove decisive contro Adilma e la sua banda sono emerse dalle immagini delle telecamere, dalle intercettazioni e dalle confessioni di alcuni membri del gruppo. Il giudice ha scritto: «Dalle dichiarazioni raccolte emerge chiaramente che Adilma Pereira Carneiro era determinata a uccidere Fabio Ravasio, ma voleva che sembrasse una tragica fatalità. Simulare un incidente stradale le sembrava la soluzione ideale. Il movente, come già accennato, è di natura economica. Anche l'amante Massimo Ferretti ha confermato: tempo fa mi aveva parlato di una polizza. Evidentemente si riferiva a una assicurazione sulla vita, ma le indagini non si fermano qui. Il passato di Adilma presenta altri due decessi sospetti che ora la procura intende approfondire. Il primo riguarda il decesso di un ex marito brasiliano, morto in patria. Il secondo, Michele Della Malva, di Sedriano, Milano, morì ufficialmente per infarto, lasciando alla donna una casa in Puglia. Della Malva era in semilibertà dopo aver scontato una condanna a 29 anni per omicidio volontario, rapina, ricettazione e sequestro di persona. Inoltre, Adilma ha un passato da narcotrafficante. Qualche anno fa fu arrestata con ben 12 kg di cocaina. Nel frattempo, un altro presunto complice della Mantide, noto come Blanco, è stato arrestato. Potrebbe presto trovarsi nei guai anche un vigile urbano,